Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il terzo episodio del podcast. Detto bene. Buona la terza? Sì. Oggi andremo a parlare di tre argomenti principali che sono, in primis, le nuove uscite, le ultime set da OTS e qualche cartina che è stata spoilerata nei prossimi set, dell'evento i Remote Duel che c'è stato settimana scorsa e della banned list. È cambiato tutto? Ho cambiato l'ordine delle cose di cui dovremo parlare. Sì. Vabbè, prima parleremo della banned, poi dell'evento. Detto questo, okay. Io andrei subito a vedere quello che è stato annunciato, perché... ci sono robine abbastanza carine, non vorrei dire. Abbiamo, a parte la roba di One Piece che a noi non frega assolutamente niente, abbiamo... tranne che a te, perché compri tutto. Carte di Yu-Gi-Oh!, di One Piece, di Magic... ma per One Piece è ancora presto. Comunque, mi sembra giusto fare almeno la marchetta a Magic Corner. Cioè, ragazzi, se vi servono carte singole o prodotto sigillato, trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. Poi, se volete liberarvi di carte generiche X... scrivetemi su Instagram, poi se ne parla. Sia Yugi, proteine, per... creatine, Suprosis, codice sconto K10. Guarda, penso che un bello sponsor con gli integratori ci starebbe. Devo fare però più foto su Instagram a petto nudo dove dimostro di essere grosso. E dopo gli arrivano... e poi ti cacciano. Arrivano da gente. Oh, potrei far colpo in palestra, che ne sai. Comunque, prima di parlare dell'Ultimate, vorrei parlare un attimo di questo. È bellissimo. Io, fra poco è Natale, Mitch... visto che tu hai un'azienda, sì. Hai un lavoro, vero? È bello, sì, è bello. Vabbè, molto. Io te l'ho buttata lì. Per il mercato delle figure io non ci entrerei mai, perché è costosissimo. E poi non ne esci più. Uno dei... esatto, non ne esci più. E tra l'altro è uno dei meno redditizi tra tutti. Ma a parte... perché spesso si svalutano piuttosto che prendere valore. Detto questo, io passerei alle Ultimate, che è la roba più interessante. Allora... sì, bellissime. A questo giro l'hanno sparata grossa, perché normalmente fanno una carta ottima, una via di mezzo... come discreta. Sì, potrebbe essere un Cyber Drago Ultimate. E una cosa veramente terribile che la gente non vuole sbustare neanche sotto tortura, tipo Drago Armato livello 10. Tanto per citarne una, Utopia o Firewall, quando oramai l'effetto era cambiato. Ma vabbè, a sto giro hanno fatto Unicorn, Reinhardt e Elf. Tre carte del meta di tre mazzi differenti e... cioè, è stupendo. Cioè, allora, io dubito che sia vero. No, è vero. Questo è vero. Non è confermato. Ah, cazzo, è vero. Però se fosse, è bellissimo. Ma allora... cioè, è una cosa immensa. Non è... tanto Unicorn sarà il nuovo T1. Sicuramente, se la banned è questa, rimane. Elf è Elf. Cioè, guarda, è tutte immense. Non è confermato, ma nello spoiler fatto da Konami, sul sito ufficiale, c'è scritto che c'era una carta di Tier Laments e una di Kashtira. Quindi... forse non sono vere tutte e tre, ma Unicorn e Reinhardt potrebbero essere veramente. Bellissimo. Sì. Adesso no, questa qui cosa sbusti bene. Cioè, se sbusti la Ultimate, sempre. Se sbusti la ulti, sì, chiaro, tanto. Non credo che ci sarà quella da tipo 100 euro, però saranno tipo tutte Ultimate da 50. Però, nel senso, tanto se vai a fare il torneo... belle. Vai a fare il torneo in fumetteria, vai sempre in meno, soprattutto nella nostra. Chiaramente, puoi manco dirlo. Sì, perché lì è... No, non si dice... no, non, meglio non allargarci, perché esatto. L'ultimo episodio è stato visto da qualcuno. Quindi io mi manterrei abbastanza tranquillo. E più che altro è da capire cosa c'è tra le super, perché le opzioni sono tante. Sì, ma se le ultime sono questo sarà peggio schifo, roba inutile, proprio fuffa. Se no sarebbe veramente rotto, perché se dai ste ultime... di Dio, ci metti pure le super buone, cioè. Guarda, io allora non so se è già super, ma secondo me Shiren potrebbero farla super, la Tier Lament. Mi sembra lei fosse comune. Sarebbe veramente carino. Se no, tipo qualche magia o trappola brutta, sì. Che non servono a nessuno, però sai, te le buttano lì in mezzo, per ride. Ma Shiren no, perché è già uscita super, non penso. Però ho capito, già se ci metti una Avnis, come si pronuncia, una Merli. Ah no, secondo me, mi sono sbagliato, vero. Gusto. Ti volevo di Merli, no... no, Shiren. Quello sì. Se no, come altre carte randomiche, cosa ci potrebbe essere di buono da mettere? Carte randomiche? O magari qualche sprite dei comunazzi. Che ne so, una carota, sì. Uno di quelli, un jet. No, jet già c'è. Quelli secondo me potrebbe essere buoni, perché tanto... o anche un exosystem. Sprite alla fine è uno di quei mazzi che c'ha solo unicamente carte comuni praticamente. Torto blu, l'extra. È come... sembra che realizzarglielo un po'. È come Dragon Ruler. Dragon Ruler parte come un mazzo di tutte rare. Poi
quello che non è di archetipo costa, cioè costava. Sì. Qua hanno fatto lo stesso trick. Vabbè, che blu è d'archetipo. Cosacco. E a Marcelli ti ricordi la terra natale dei cosacchi? Io non ho ancora capito di che stabilimento stesse parlando Carlo. Io prima o poi glielo chiederò, perché ci sento ogni tanto. È incredibile. Ma no, era sa quello a fianco, il pescatore. Potrebbe essere. Ma una volta io c'ero andato, tre fioretti del cazzo avevano tre cosacchi e non li davano. Vabbè, lì c'hanno ovviamente la madre puttana, vabbè, però nel senso. Cioè, proprio tenuti nel deck box senza foderine, così aperti, senza in mezzo alla fuffa. Ragazzi, io e Michele le abbiamo fatte tutti i colori, abbiamo truffato i bambini, ci siamo spacciati. No, diciamolo. Ci siamo spacciati, cioè abbiamo detto di essere fratelli, abbiamo detto di essere monaci, cioè in tutti gli stabilimenti, almeno a me mi conoscevano, poi lui me lo portavo dietro e conoscevano pure a lui. C'è stato un giorno, eri con me, che io ho presi da un tipo Ghost Ogre Secret appena uscita. Eravamo tipo a Porto dei Canati, penso nell'ultimo stabilimento disponibile, poi non si sa cosa c'è oltre. Gli stabilimenti davanti all'hotel house, dove se ci arrivi con la bicicletta te le bucano le ruote e te la incurano mentre ci stai sopra. Verissimo. Ogni tanto mi sentivo in colpo, mi divertivo a mandate a puttane qualche affare, eh? Ah, non mai mandato a puntare un affare, perché io sono troppo bravo. Sì, però ogni tanto. Mi ricordo che c'era quel tizio che ti voleva dare. Cosa cazzo era? Bambù Ultimate. Mi ricordo che c'era una carta di Dio che te la stavi a prendere per pochi centesimi. Ho fatto, io controllerei il card market. Sì, ho dei vaghi ricordi su una cosa del genere. Meglio non. Tizio, t'ha mandato a fanculo in tutte le lingue del mondo. Non ricordo neanche se italiano. Io non tornerei a questa questione, perché il prezzo del Virtual World potrebbe stranamente salire. Ok, come non detto. Ma allora, tu non lo sai, ma c'è un ragazzo a Porto dei Canati, Nicolas, che vende, che è quello che stava coi monaci. Okay. Qui, 10 anni fa, lo incontrai in uno stabilimento che ci avrà avuto tipo 11 anni. E praticamente nel vuoto si giocava un sacco. Io gli chiesi, ma c'è solo queste di carte? Lui mi ha detto, no, c'ho anche un nel vuoto a casa. Gli ho detto, dai, vallo a prendere che mi serve. Lui andò a casa a prenderlo me lo scambiò. 2 anni fa, quando ci rincontrammo, che lui mi ritirò fuori sta cosa, io ancora avevo quel suo nel vuoto. Dopo 10 anni, e se lo riprese lui per 5 euro, così. Ragazzi, ed è giusto. È stata una bella storia. Un po' come il deck box mio, che ancora ce l'ha Cri. Io ho scritto Michele Russo. Me lo farei ridare, eh. Tanto ho una grande stima di te. Non te l'ha dato? No, no, vabbè, non gliel'ho proposto ufficialmente. Comunque c'ho un sacco di deck box doppi, se vuoi, eh. No, ma c'ho i deck box. Era quello lì perché era storico, perché era quello dell'ICS. Allora ci sono affezionato. No, vabbè, gli dai uno di quelli e ti riprendi il tuo con la scritta. Ci sta. Adesso io lo propongo. Ok, sono 10 euro deck box, eh. Perfetto. Allora, il Virtual World quanto me lo metti? 300? Se i prezzi è questi. Allora, è tutta roba usata ma di qualità. Allora, cazzata a parte. No, vabbè, tanto qua dentro, oltre a sta roba, ci metteranno sicuramente un token del cazzo. L'unica cosa è che, sì, quale ci potrebbe essere? Quello dei... mi sfugge il nome. Già c'era quelli dei Swarsol? No, manca quello dello Swarsol. In Grand Creator usciva un archetipo che si metteva nei mazzi che ti davano una negazione. Come si chiama? Brave Token, il token loro. Ah, sì. Non lo so, me puzza quel token. Ah, magari. No, sarebbe un OTS di Dio, se ci mettono anche quello. Sì, io prenderei subito. Il problema è che non è un prodotto vendibile, lo ricordiamo a tutti, ragazzi. Quindi non potete acquistarlo. No, intendo la singola. Non è vendibile neanche sul market, teoricamente, come singole. Perché, stranamente, il giorno dopo sul market la roba compare. Com'è possibile? Chi ha fatto il torneo e ha vinto 25 copie della stessa carta? Io avrei qualche dubbio. A parte questo, andiamo a vedere adesso l'altra carta che è stata annunciata. L'altra carta rilevante, perché per il resto mi fa tutto schifo. È il nuovo supporto o Sky Striker, che vabbè, ne hanno annunciati una quintalata. Non andremo a vedere tutti i supporti, però diciamo che lui ha un suo perché. Più che altro perché quando viene evocato targhetta una carta sul terreno, la distrugge, e se ho 3 magie o più manda al cimitero direttamente. Quindi probabilmente molta roba non parte. In più, una volta per turno, all'inizio della damage step, se questa carta combatte con un mosso dell'avversario, puoi sobbannare una carta magia dal cimitero e distruggerlo. La cosa positiva è che molte carte non possono rispondere in damage, cosa che lei può fare.
Molto, molto carino. Secondo me è un bel supporto. Sono contento. Mi sembra che, non so se ne avevamo parlato a voce oppure era nel podcast scorso, quindi non ritiro fuori il discorso. Però sono contento che Konami comunque sia, sta dando amore a un archetipo che sia piaciuto tanto, super utilizzato, come Guarda. Sky Strikers. Continuate a ristampargli le cose. Sono contento perché alla fine è un bel mazzetto. È divertente, c'ha artwork molto carini. Guarda, te la do io la motivazione, a parte gli artwork carini, che comunque è sempre lei con più vestiti differenti, come se stessi in cosplay. Allora, partiamo dal principio. Ieri mi hanno riempito il telefono di immagini erotiche di Azalea sul gruppo di YouTuber, e non sto scherzando, Filippo, del Team Slifer Rosso può confermare qua sotto nei commenti. Ti giuro, tutti innamorati. Ma è perché un mazzo con la waifu perfetta. Tutti si sono innamorati di loro, io di Hayate, no, di Kagari, scusa, quella col vestito rosso. E Ed è quindi, giusto. sì, la portano avanti, dandogli versioni alternative, Ultimate. Adesso hanno annunciato anche un manga, hanno detto. Io sono curiosissimo di leggerlo. L'unica, Ma manca solo l'hentai. adesso non esageravo, però sì, io ho notato tanto che proprio gli artwork di Yugi sono cambiati totalmente da anni fa. Cioè, un tempo era più mostri, più cose del genere, adesso è tutto quanto più stile anime. Tanto guarda le Sky Strikers, guarda le Exo Sisters, cioè hanno molti più mostri umanoidi No, no, rispetto al ma questo passato. sì, diciamo che Ecclesia, Albaz. praticamente la Konami attualmente lavora in un modo. Poi ci sarà un video apposito dove si parlerà di questo. E come potete vedere nelle carte non c'è il nome dell'artista. Praticamente la Konami commissiona ad artisti differenti, i vari archetipi, dicendo: guarda, voglio che mi fai questa roba. Poi la Konami compra i diritti e mette come unico creatore Kazuki Takahashi e Konami, quando in realtà non è così. Ovvio, ci sono disegni di Takahashi, ma di base è tutta roba comprata da altri artisti. La differenza di Pokémon è che ha tutti i diritti su anche immagini future, nel senso i vari artisti non possono neanche fare sketch o dire effettivamente di aver lavorato a queste carte. È un po' un peccato. Vabbè. Non è carino, però. No, 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 è una cosa dittatoriale, però. Sì, ma quanto lavori con un colosso come la Konami? Sì, però nel senso The Pokémon Company mette il nome dell'artista sotto Sì, ed è figo, perché almeno so chi disegna cosa. quello è vero. Poi già Kazuki Takahashi uno è morto, quindi non può disegnarle lui. Siamo tutti d'accordo su questo. In più, Vabbè, sì. anche lui era un tipo schivo. Siamo andati al mondiale, non gli si poteva fare manco le foto. Un po' tutti i Sembra. giapponesi ce Ma a me ne ho. sembra un po' eccessivo, nel senso, adesso se c'è un artista che mi ha disegnato Raie, vorrei sapere adesso chi è e stringergli la mano. Cioè, non gli chiedo le reference, perché è meglio così. A parte No, che carino. potrebbe essere denunciato lui, io, e andiamo tutti in galera. E niente, ci siamo persi in chiacchiere e comunque, il punto è, belli nuovi supporti, vedremo come se la gioca anche senza Mina. Sì, ho visto, ci sono capitato contro un po' su Dopro, qualcosina di qualcuno che già l'ha buttata dentro. Carina, è utile. Ma solo lei o anche gli altri? C'era anche qualcos'altro, però non sono sincero, non ci ho fatto troppa attenzione perché non ho visto bene come gira in tutto quanto insieme. È stato solo due incontri ci ho fatto. Però gira il mazzo. Cioè, è un bel mazzo. L'ha Comunque, distrutto, però comunque sia è un no, bel è un mazzo. buon mazzo, ma l'ho distrutto. Comunque, ragazzi, Vabbè. se volete sapere di più sui vari supporti Sky Striker, c'è un video sul canale del Team Slifer Rosso dove Filippo ne parla. Lui ha tipo 1500 euro di mazzo Sky Striker, quindi chi più di lui può spiegarvi come funziona e cosa è buono o meno? Perché nel senso, mazzo Max Rarity con tutto ulti e le Prisma, io farei un passo Spettacolo. indietro, non so degno di giocare al mazzo. A parte questo, di nuovo è uscito, boh, sta roba pendolo, ma non so quanto può essere rilevante, non se ne è parlato per niente. Vabbè, roba da premium pack, sarà carte anime. Vabbè, detto questo, io passerei Buono. alla ban. No. Sì, alla Sì, banned alla list. ban list CG, eccolo. Allora, diciamo che secondo me Qui c'è tanto da dire. dovremmo prendere spunto su alcune cose, tipo le bandite. Allora, penso che è una delle ban list più devastanti che ci siano state. Ha ucciso quasi tutto il meta, nel senso. Ma il fatto è Penso che che l'idea è stata quella di buono, vi siete divertiti, adesso giocate qualunque altra cosa, però avete rotto il cazzo con questi mazzi. anche noi in passato avevamo la politica del ok, è finito il me, cioè l'anno di gioco è finito, bene, vi distruggiamo qualsiasi cosa. Ora è più un vabbè, limiamo in modo tale che il mazzo dopo non è più, cioè il Sì. mazzo nuovo
o rimane può, cioè, comunque è giocare. Più, no, il mazzo nuovo è più forte di quello vecchio. Tipo, sì, nel senso, a Flanderise gli togli statua, gli togli Empem, gli togli quell'altro, gli togli Robina e siamo a posto. Vabbè, così lo distruggi. È un mazzo del cazzo. No. Io rimango della mia idea. Per me gli basta mettergli la mappa a uno e muore da solo. Non c'è bisogno che lo distruggi. Ma leviamogli Robina, cazzo. È statua. Robina è statua. Però capito, così se te gli togli Robina è statua, letteralmente vuoi uccidere del tutto il mazzo. Cazzo, invece gli togli la mappa, lo rendi. È un anno che è in meta ed è un T1. Merita. Un mazzo fortissimo. Merita una morte dolorosa. Sofferenza, sì. Io comunque sono di parte, ma guarda che bella l'ultima carta della prima riga delle semi-limited. Ma vaffanculo, te e il demone eterno. Tanto cazzo, è il mazzo più divertente che ho giocato, bellissimo. Comunque, vabbè, a parte le cazzate, comunque, allora, statua ci sta tra le bandite, perché, cioè, la puoi tirare con in cash tira, Flander ne abusa. Cioè, diciamo che non l'avrei... Non so se l'avrei messa proprio tra le bandite così secca, perché nel senso con una ban del genere praticamente hai già toccato... Beh, Flander non l'avevi toccato, eh. Adesso non so com'è la banned totale, però, nel senso. Qua sembra che è l'unica cosa che hai toccato. Okay. E poi, dai, una carta che fa danneghino assoluto, che la puoi tirare con un mostro Xyz o te la puoi searchare e tirare normal dopo che hai già tributato e fatto cose. È immenso, sì. Però se ci pensi è praticamente una delle boss card del mazzo, perché Empen, sì, ok, sei forte, ma proprio ce n'è dei modi di giocarci intorno. Vabbè, lei c'ha quei 1000 di attacco, così, poverina, però che appena te la vedi in campo dici, vabbè, è andata, non so, abbiamo fatto. Però aspetta, fammi controllare una cosa, perché loro ce l'hanno, Seamorg, o gliel'hanno tolto pure loro? Non ho capito. Loro ce l'hanno, Seamorg, o gliel'hanno tolto pure loro tempo fa? Perché se fosse che ci hanno Seamorg, ci sta a bandirla, nel senso... Sai che c'ho il dubbio che Seamorg loro ce l'abbiano ancora? Sto andando a cercare. Allora, Seamorg... Non lo trovo. Non è bandita. Quindi loro ce l'hanno, vabbè. Problema, motivo in più per averci stato bandita. Che poi io sono dell'idea che nel momento in cui anche da noi tocchi statua, puoi rimettere Seamorg. Assolutamente sì. Perché tanto... Nel senso, per me, è per questo che secondo me è stata bandita. Perché effettivamente... Perché lei è il problema, non tutte le carte che la portano. Esatto. Cioè, Seamorg ritorna una carta buona perché te può lanciare l'altro, l'Omni Negate. Beh, nel senso, aspetta, è sempre un problema perché tira Omni Negate a caso. Sì, però, capito, alla fine ci sta perché ti devi... comunque un meno 2 per un Omni Negate è buono. Però non è così rotto. Invece se fosse che ti tira l'Omni Negate più la statua, allora inizia a essere un po'... ti tira l'Omni Negate più la statua, fammi pensare. Un po' problematico. È un po', sì. No, stavo pensando se esistevano modi per passarci sopra. Tranne... Sì, c'è sempre i modi per passare. Sì, vai, una bella palla di là. No, aspetta, sono due. Facciamo un bel golem di lava e se vola. Sì. No, vabbè, però con qualsiasi mazzo che sta sotto, appena gli tiri una roba del genere, stai lì, guardi, dici, vabbè, sei forte. Però, capito, un po' mi dispiace, perché era... Ti sei affezionato, sempre il discorso, vero? Che aveva sì, però è sempre il discorso che faceva Fra, nel senso che queste qui sono carte che... I mazzi rogue, quelli più piccolini, for fun, gli dà un po' di respiro, capito? Cioè, nel senso, io, cazzo so, a me piace l'arpia come for fun, gioco sempre quello sui simulatori perché è divertente, che fa schifo come mazzo. Però, già, se lì con l'arpia te puoi lanciare tranquillamente il Seamorg con la statua più l'Omni Negate, inizi già a poter fare qualcosa, nel senso, dai fastidio, gli dai quella piccola marcia in più, ed è giusto perché un archetipo di bestia alata che si lancia queste cose è buono, capito? Cioè, è coerente. Sì, non è una carta che puoi splashare in qualsiasi mazzo perché è pseudo generico e allora la devi togliere per forza, come Archifibrax. Lo so, ma il problema è che sta roba è generica. È come, tipo, esempio, c'era, mi sembra C, degli ABC, adesso non voglio dire una cazzata, era uno dei tre, che ci fu in una banned che venne messo a uno perché l'avevano tirato dall'interno di una combo, non so se era un FTK o una combo di un mazzo meta. Sono cose che possono capitare, se si crea sinergia, questi sono i rischi. È come la trappola delle arpie, lo so che c'è scritto arpie, però... Se gioca in Flanderise ed è fortissima. Perché pure non retroattiva, come si dice. È che dura per tutto il turno. Sì. Quello è un problema grosso. Però capito, già lì se la fai fissa solo per le arpie, per me ci sta come carta. Sì, perché, no, ma... Cioè, devono esistere carte veramente rotte per archetipi di merda. Tipo il Mayakashi. Fa schifo, è un esempio, c'è una carta fortissima, però il mazzo fa schifo, quindi non è comunque meta. Però se uno gli piace, che se lo vuole giocare, gliela lasci, perché sì, almeno...
ti puoi divertire, c'hai una speranza che una partita su 10 la vince contro il meta. Ti immagini un revolt generico? Sarebbe una cosa immensa. Comunque, il Kit Kalos è un po' esagerato. Se sì, callo così, è quello che ho pensato pure io vedendolo. Diciamo, secondo me, quando tocchi Godo, come si chiama, Shaeren e Reinhardt, Kit Kalos potevi anche tenetelo un po' più vicino a te. Nel senso, non dico, ma io l'avrei lasciato anche a 3 e avrei tolto il posto di Kit Kalos, la trappola che fa da Omni Negate. Poi limiti quei due. E secondo me, chi gli piace Tirlament può continuare a giocarselo. È molto meno consistente. Non c'ha l'Omni Negate searchabile, che è una cosa immensa. E era corretta, era un po' più corretta. Perché sì, te il Kit Kalos praticamente l'hai uccisi. Non so se. No, sono d'accordo. Ok, che c'ha altre fusioni, però. Sì, per carità. Però a parte che l'altra fusione, una delle due, viene fatta proprio con Kit Kalos. Quella che blocca le special. Sì, è Rul Kalos. Quindi praticamente Rul Kalos è ingiocabile. No, aspetta, oppure. Non voglio, no, no, ce l'ho sotto mano. È Rul Kalos. È Kit Kalos più mostro Tier Lamens. E a questo punto dovrai farlo con Re delle Paludi. Sì. Tanto Re delle Paludi già lo giocava. Però diventa più difficile. Sì. Sì, ma diventa più fasticoso. Come. Non lo so, ha perso tanto. Cioè, secondo me dovevano lasciarla uno. Andiamo adesso tra le limitate. Abbiamo Lancian Fairy, che se non sbaglio gli hanno modificato l'effetto. Sì, lì c'è stato il reprint. Perché era in mezzo, se no che te lancia la terreno così. Una volta lanciava la terreno, adesso non so cosa fa. Aspetta, adesso andiamo a vedere. Allora, questa è attivata nella main phase e ti speciala un livello 4 dalla mano. Ok. Però salti la battle phase. Mi sembra che prima non saltavi la battle phase, se non sbaglio. Non lo ricordo proprio. E la seconda, che è veramente forte, distruggi tutte le carte nella zona carte terreno e guadagna 1000 life points. Poi ti addi una carta terreno con un nome differente al deck alla mano. Questa è forte. The following new text. Adesso me lo vado a cercare perché sono curioso. Mm-hmm. Se no l'andavo a prendere io, però vabbè. Vai, vallo a prendete così lo mostri pure a tutti. Sì, dove vado a prendere l'album? No, niente, vedo che l'ho trovato l'effetto. Okay. Eccolo. E la saltavi la battle phase, semplicemente prima distruggevi una carta terreno e te ne andavi un'altra. Okay. Invece adesso distruggi tutte. Ah, quindi ti fa spaccare anche la tua, se ce l'hai. Sì. Ok. Vabbè, la limitazione non è neanche troppo grossa, No, assolutamente. Perché tanto poi se te vuoi sederci una carta terreno, vuol dire che non ti serve più quella che c'è in campo. Torniamo al banned. Abbiamo. Allora, vabbè, Ferry, Reun e Unicorn, vabbè, abbastanza palese, un 7 che entra gratis e l'altro che sercia. Poi Shaeren e Kaleidoerth, mi sembra. Ora abbiamo parlato. No, Reinhardt. Reinhardt, Kaleidoerth la fusione. Sì. E, come si chiama? No, Ptolemy. Vabbè, Xyz Costellar 4, no, Satellar. Ok, Satellar Knight da Satellar. Noi. E come, vabbè, come da noi. Sì. E poi... E questo è bello, Magnamut. Poi. Magnamut, credo... Sai che secondo me è un po' eccessivo. A voglia se è eccessivo, assolutamente. Anche perché comunque sia, è fortissimi, visti al... Sono forti. Aspetta, forse qui perché loro hanno voluto toccare Branded, allora, perché vedo l'ultima carta lì che è bruttina. Vabbè, a parte che il meta nostro e loro è differente, quindi può essere che stiamo a dire una marea di cazzate. Però tanto lo rapportiamo a quello che è il meta nostro. Diciamo che, ad esempio, loro... Quando uscì Dragoon era una carta incredibile. Tutti la giocavano, tutti la spammavano, c'era Dragoon Turbo, cosa che da noi non è mai successa. Quindi da loro, per quanto ne sappiamo, Bestial Branded potrebbe essere veramente incredibile. Poi, no, comunque ci sta. Cioè hanno voluto proprio secca tutto, nel senso, ok... Vogliono il meta nuovo. Si gioca qualcosa, via. Hai fatto una top negli ultimi 30.000 tornei, via, secco. Aspetta, dov'è Marta? Ah no, scusa, là non fa meta. Allora, senti. Ricordo, che cazzo è la carta vicino a Magnamut che non la riconosco? È un'ala nera, che da noi è stato sbandito, Steam the Clock. Ok, sì. Allora, da noi era stato bandito perché poteva essere portato di Fibrax. Mi sa che anche loro non ce l'hanno più a questo punto. Tanto appena togli Fibrax poi ritira fuori tutti i Tanner piccolini che si portava lui, Jet Synchro. Poi abbiamo cambiare idea, come da noi. A uno, vabbè, sì. Classico, ci sta. Poi non ha fatto tanta differenza. La carta magia terreno dei Kashtira, cosa che da noi non è ancora uscita, e già loro ce l'hanno a uno. Qualcosa mi dice che il mazzo da loro è stato relativamente forte, non so. Sento puzza di cazzo, Madonna, è stato un T0 immenso da loro pure. E poi Branded Fusion, questa. Fusion, questa sì, questa non me l'aspettavo. Non so da loro come ha fatto, però...
È una carta forte. È grosso. Cioè, sì, ma è grosso, togliela, ha ucciso completamente il mazzo. Ma il fatto è che da noi non è che hanno toccato qualcosa. E piano piano il mazzo è andato nel dimenticatoio. Quando so... Semplicemente c'è altri mazzi più forti. Sì, invece in Giappone se vogliono andare a cazzo duro con un mazzo ce vanno. È questo il fatto. Comunque, se questo è il preludio della nostra banned, è da fare il segno della croce. Tanto, ovviamente, non tutta insieme, perché non avrebbe senso. Però sarei contento. Sì, sì, però quella bella strada lì... Sarei molto contento. Allora, andiamo tra le semi limitate. Abbiamo Galatea, mi sembra. Uh-huh. Sì. Questa carta linkata non può essere distrutta in battaglia. Puoi scegliere come bersaglio uno dei tuoi mostri macchina banditi, mischialo nel deck. Poi puoi posizionare una carta magia e trappola orcustea direttamente dal tuo deck. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Allora, io qua non mi esporrei una carta forte, però non so se prima era limitata o bandita. O se da 3 è andata a 2. No, non so proprio. Purtroppo non lo seguo molto lo TG. Sì. Quindi... Solo per vedere i mazzi nuovi. Cioè ogni volta che esce un mazzo nuovo mi vado a vedere che top fast e cose che tipo castirà le liste così. Però non ho mai seguito per bene il meta. No, no. Quindi non... Ma nel senso commentiamo quello che nel pratico c'ha senso commentare. Allora, la rana. Vabbè, la rana 2. Adesso non so loro se hanno scambio. No, questa qui è rana scambio. L'altra Ronin quella... Todin. Non so se hanno Ronin Todin bandito. Però nel caso, vabbè, anche questa è fortissima. Kagari. Va bene, non vabbè. Penso che a 2. Attualmente, cioè loro hanno i supporti, quindi può essere visto che sono stati annunciati, devono uscire, voi non ridà forza al mazzo, quindi stanno rimettendo la roba a 3. Sì. O il contrario, lo vogliono depotenziare. Nel dubbio faccio il democristiano, sto in mezzo, va bene. Ed è sempre corretto. Poi, vabbè, Yata, possono tranquillamente rimetterlo a 3, tanto non frega niente a nessuno. E... Yata Lock. Sì, ovviamente nel 2023 pieno di Yata Lock sarà... Prossimo video, cosa ci aspettiamo dal 2023? Solo io. Che pianto. Però dobbiamo farlo, è il video, cosa ci aspettiamo dal 2023. Poi abbiamo... Però aspetta. Lì vogliamo anche Fra. Fra sì. Ci manchi. Sì. Un bacione, quando ti riprendi ti aspettiamo in podcast. Poi abbiamo Rito di Aramesis a 2, credo che fosse a 1 perché hanno messo l'Enchantress a 3, quindi mi sa che sta salendo tutto. Da noi ovviamente ci siamo dimenticati della sua esistenza, probabilmente. Ci siamo dimenticati, ma i prezzi no. Io volevo recuperarmelo. Il core sta ancora tantissimo. Beh, no, aspetta. Il core te lo fai con 90-140 euro. No, ma che dici? Sì, il rito sta a 30. L'ho venduto io ieri. L'Enchantress sta a 11. Ma tutto in 3 per? No, no, l'una. 840. Cioè, alla fine, considerando che stava sui 250-300... Cioè adesso non costa niente. No, dico i prezzi che mi hai detto te. È per il 3 per l'uno? Sì, sono 30 euro l'uno e l'altro è 11 euro l'uno. Poi avventura sta tipo a 2 euro. Io vado a verificare. Ma dai, controlla, ti aspetto. Cioè... No, perché non è che non mi fido. Cioè sì, non mi fido, ma l'avevo cercato tempo fa, ho visto che stavo sui 180. 90 euro mi pare veramente. No, 90 euro i riti, più un'altra trentina l'Enchantress. Io ho preso il mono, cioè sì, l'Enchantress, il primo playset, sta a 15. Vabbè, io ti ho detto 11 perché ce n'ho una. I riti? Riti forse 35 anche quelli. Però già inizia a diventare, perché dai, 35, 105 solo quelli, più 45, 150, sì. 840. Tutto il prezzario in testa io, è incredibile. Sì, dovrei averci le nozioni d'economia. E poi c'è lì a fianco. Propulsore da moneta. L'amico mio, da noi quanto cazzo è bello. È a uno o è bandito? Non me lo ricordo più. È a uno, Ma comunque sia, poi te lo faccio vedere. Appena finisco di testare la lista, te la faccio vedere live. Vabbè, ragazzi, decklist. Il problema è l'airdrop. Sì, comunque c'è una combo, ho tirato fuori. Ti riesco con la mano buona, Con la mano buona. 5 carte, tutte quelle devono essere. Sì, però No. Ne bastano 2. E ti tiro fuori 7 negate, di cui 4 omni. Porca troia. È immenso. L'unica roba è che se te bloccano o macrocosmo o qualsiasi cosa che uccide il cimitero o entra al momento giusto e muore. Sì, però... È forte. Alla mia fanbase non frega un cazzo, perché anche Drago Armato, se becca una qualsiasi entrap, prende il cazzo. Però il video ha fatto 1100 visite. Loro sono avanti, non gliene frega niente. Il mazzo funziona. Vogliono giocare per divertirsi, ed è giusto. Poi abbiamo Omen, la Foolish Boots. Sì, Foolish Boots. Che non capisco, da noi non, neanche se gioca. Poi può essere in Giappone carta MVP della situazione. Non lo so chi la gioca, cioè vabbè, Virtual World la gioca, però non,
non capisco chi, quale di questi mazzi qui che hanno toccato va forte con quella. Non c'ho idea. Forse qualcosa vecchio sta tornando su. Non c'ho idea. Forse l'hanno pensato che fosse forse come Sepoltura Shock. E poi hanno detto, vabbè, ci siamo sbagliati. Poi vabbè, abbiamo Rejeki. Anche questa da noi, sì, ci sta. Ok, però tipo spacchi e parte tutto. Non so, lo fai contro tier, gli sfasci il terreno, tornano in campo. Però il problema è, sì, però guarda un po', inizia a essere carino perché già gli togli tier, non esisterà più. No, vabbè. Non so se adesso si inventano qualche cosa strana, però i giapponesi si inventerebbero qualsiasi cosa per giocare un mazzo, eh. Sì, non è quello il problema. E poi la terreno, se non sbaglio, la continua dei di Trickstar, che non ricordo. Tipo anche un attimo, da noi ho rivisto il Vietnam. Lascia stare. No, non mi piace proprio. Non so se stava uno o se è sceso adesso. Però mi sembra anche da noi fosse sia toccata. O sbaglio? Non mi ricordo se l'avevano spostata. Stupidaggini. Fuori dalla Banned abbiamo ABC Dragon Buster, che da loro non capisco perché stava ancora dentro. Un pendolo che non mi ricordo quale sia. Poi l'Enchantress. Il Phantom Knight. Sì, che penso l'avranno toccato quando tipo l'anno scorso. Sì, con Brave Token era diventato mazzo meta, ma tipo è durato un mese o due. Poi Brave Token sono andati da un'altra parte. E la Trappola degli Eldritch. Sì, che si chiama Sanguigno Scarlatto. Che vabbè, è totalmente ok che sia 3 perché sì, nel senso da noi non fa più niente. Yu-Gi-Oh! CG, cioè ci mette tanto. Cioè leva subito, poi un attimo prima di capire, guarda, abbiamo fatto un po' una cazzata forse. Invece noi, boh, è tutto in giro. Che poi, oh, il problema è il Sanguigno Scarlato, non il fatto che loro tengano 3 carte pericolosissime. Vabbè. Assolutamente. Dai, bella banda. Cioè, magari Dio fosse da noi lamentato d'aria fresca così. Cioè, mi piacerebbe, sai cosa, se facessero ban così da noi. Non tanto, cioè, perché sono dell'idea che è eccessiva. Assolutamente. Per carità di Dio. Cioè, penso che non c'è un giocatore che sarebbe contento perché direttamente o indirettamente hai toccato tutto. Quindi sì, però dici. Però mi piacerebbe quel periodo del primo torneo. Cioè, il primo torneo ufficiale grosso dopo sta ban dove ci troveresti di tutto. Perché praticamente penso che la gente ritira fuori la peggio cose a sto punto. Versioni strane, mazzi che nessuno si aspetta. Cioè, no. È bello. Ma il problema è che da noi ci hanno paura di usare, nel senso, tu potresti rimettere, spostare cose in continuazione, tanto per cambiare il meta. Da noi toccano qualcosa, è come prima, cambia un pochino, poi se ne riparla con la prossima espansione e via discorrendo. Mentre tu dici, vabbè, prossima banned facciamo misto a 2, statua la togliamo, o mettiamo Kelbeck a 2, e però rimettiamo a 3 quest'altra. Cioè, così cambia totalmente il gioco. E secondo me è fighissimo una roba del genere. Così ti viene sempre voglia di giocare. Non dico che devi distruggere il meta, però gli togli qualcosa e d'altro canto dai altre carte. Perché, aspetta, macro e flissura 3 e poi mi levi Mina, non hai modificato niente. È il meta di prima e basta. Yes. Con Flander che gioca fissur. Detto questo, credo che con la banned abbiamo finito. E adesso passerei al remote duel che c'è stato qualche giorno fa per vedere effettivamente com'è il meta post-banned di emergenza, poi. Totalmente diverso, immagino. Assolutamente, ci sarà da ridere un botto. Allora, abbiamo, partiamo calmi, la top 32 all'inizio. Abbiamo 18 tier laments, 13 coi bestial, 5 mono, 5 sprite, 4 coi bestial e una con penso i Brave Token, con Adventure. Sì, sì, okay. Adventure Fire Brave Token. 5 Flanderese, in piccolino ho scritto con fissura 3. 3 rune, sì. 3 runic, uno con Naturia e 2 mono e un Exo Sister. Sinceramente sono curioso di capire che fine ha fatto runic Naturia, perché non sapevo neanche esistesse una roba del genere. Io l'ho visto molto carino perché sono due core abbastanza ristretti e quindi giocano bene insieme, non si danno fastidio l'uno con l'altro. Molto molto carino. Dai, sono preso la top 16. E comunque erano Exo Sister con 5 Flander è andato via. Sì. E erano poco più di 500 partecipanti, quindi non era neanche un torneo enorme rispetto al CS in real. Poi andiamo alla top 16. Nel nostro incredibile Naturia Runic ancora presente. Sì. Poi abbiamo 3 Flanderese, 3 Sprite, 2 Mono e una con Adventure. E 9 tier Lamens, 7 Cobistel e 2 Mono. Non so se quelli solo tier... Cioè, stanno pure gli Shizu? Credo di sì. Penso proprio di sì. Penso che i mono intenda gli Shizu.
Sai che non lo so. Se no, scrivevano Tier Lamins Ishizu. Ma ritorna un attimo al top 32. Lì c'è scritto Ishizu? No. Allora dai, per forza quello. Non può essere. Dai, è impossibile. Cioè, non è possibile che al 32 nessuno gioca Ishizu. A parte che penso che anche nei bestial c'è comunque Ishizu. Cioè, dice una cosa ormai assodata. Stanno sì, dentro, sì, cioè, punto. Ishizu è Tier Lamins, non è una cosa a parte. Ormai. Boh, perché si dice Tier Lamins Ishizu, non si dice solo Tier Lamins. Ragazzi, allora, sono abbastanza sicuro. Se sapete qualcosa, fatecelo sapere qua sotto nei commenti, eh. Un secondo, vorrei vedere. Dopo penso che è uscita anche la lista. Ah, è vero, dopo andiamo, andiamo a vedere le liste. Tanto 100-100 ha vinto Tirla, quindi. Aspetta, adesso. A partire subito a conclusioni. No, affrettate. No, sì, vediamo, nel dai. Senso, può essere che ha vinto un altro mazzo, tipo Naturia. Mm. Vediamo lo scontro finale. No, Flanderis, Tier Lamins. complimenti comunque a Christian che. Ovviamente col mazzo più forte del formato riesce a vincere. Questo dimostra che Tier Lamins rimane ancora il mazzo più forte anche dopo due banned nell'arco di due mesi. Anche se c'è da dire che è una bella goduria tutta la parte sopra del match. Guarda i due Flander come se la sono contenduta fino all'ultima. Io sarei curioso di vedere il feature. Ma poi mi fa ridere un botto perché c'è... Che poi li vedi tutti squadrati nelle loro posizioni giuste. Sì, sì. Sempre in quello stesso. Ben nazista. Io mi chiedo alla Konami e ho detto, no, facciamo Empen che fa il saluto romano. Porca troia. Sa cosa gli è passato per la testa in quel momento? Ho detto, secondo me ci sta. Bellissimo. Dopo questa non vedrò più un box gratis da Konami. Fate proprio vedere una cosa. La top 8 lo dice che versione del sprite è? Perché sono curioso dell'Adventure Sprite. Mi piace vederlo alla lista. Forse c'è la lista qua sopra. Okay. Abbiamo. Oh, allora, top 4. Questo, lui è il vincitore. Ok, chiarito ogni dubbio. Abbiamo, sì. Ishizu more. Ishizu è già dentro. Abbiamo come primo Tier Lamins, secondo Flanderis. Oh, vabbè, Tier Lamins e Flanderis. Questa cosa non mi fa impazzire. Le liste sono tutte standard. Tu qui guarda, c'è il Super Poli che magari... è un po' esotica. Tutti la Mendeca. Sì. Però è proprio rateo standard, tutto. Sì. Forse non c'è niente che le TTT dici. Sì, ma qua gli devono nella prossima ban distant che mono carta full combo. Vabbè, adesso. Questo cos'è? Ma questo è un branded desk. Sì, al 40esimo posto. Però onesto, ha fatto il suo. Voglia. Ma voglia. Su più di 500 nelle cave di shifter giocava a 42. No, molto carino. Beh, anche questo è anche forse il ratio dei bestial è un po' normale. Poi anche Cartesia non sempre si vede. Dubellion 1. Era povero probabilmente. Questo è Runic e basta. Questo è il 32esimo posto. Mi piace perché c'è un sacco di mostri. Mm? Mi piace che gioca sì. un sacco di mostri. Infatti, un non esperto lo guarda e dice, ma scusa, le fusioni come le tiri? Cosa fondi? Carino, molto cancro. Cioè, quel 9 PR di Floodgate fa male al cuore solo vederlo. Poi abbiamo... Questo che cazzo è? 42... Ah, un scarclo! Con gli Adventure. Con i Brief Token. Non riesco a dire Adventure, mi pesa troppo. Io l'ho sempre chiamato Adventure. Questo bisogna stringere la mano. Ha fatto... Un gran partitone, no, vedi, questa roba che mi piace. Quando vedi sti mazzi, che comunque sia, è uno che chiaramente gli piace il mazzo, perché se non ti piace tu non porti questa cosa a un evento grosso. E trovi il modo di buildarlo per comunque sia vincere. Oppure poi va fatto poi effetto sorpresa. Dici, nessuno se lo aspetta, una roba del genere. Sì, ma guarda che Scarecrow c'ha qualcosa di carino, eh. Assolutamente sì, C'ha qualcosa che è molto carino. Cioè, come rogue è decente. Però capito, è sempre lì, se vuoi competere col meta, alla fine devi buttarci dentro il core meta e poi gli slot liberi ci metti l'archetipo tuo, perché questo è un adventure bestia. Sono sicuro che quello che ha vinto gran parte è quello. C'ho la negazione di Brief Token, c'ho un corvo più forte tra i bestial e poi gioco e poi ci metto la combetta mia. Sì. No, però è questa la roba figa da vedere. Ecco questo. Sì. Wow, incredibile. 32esimo posto, un Tier Ishizu totalmente uguale. Cambia il ratio delle trappole che c'era. C'era anche l'altra. Qui ci ho messo i bestial. Sì, anche. Mm. E c'è l'Araldo, che prima non c'era. Ah, c'era. Ah, ok. Che fail, vabbè. Ma te dico, tutto... Che fail.
Vabbè, ci no, sta pure c- è figo la side. Mask change second e tira Dark Law. Dice, vabbè, le fissure non me le posso permettere. Poi abbiamo in top 32 un altro Tier Laments Brief no, Token e Shizu. Anche questo, cioè, nel senso, parliamone, è uguale a prima. Sì. Però, per dire, lui rispetto all'altro giocava le super poly, gioca le super poly side. Boh, secondo me un evento così grosso io l'avrei messo di main. Cioè, avrei dato la gemma a quello che ha vinto. Sì, perché comunque sia... Se vai contro il mirror fai cose grosse, perché rubi i suoi tierla per i tuoi, cioè è bellissimo. E poi come ultimo Naturia Ishizu Brave Token, lo volevi? Eccolo. Bestial. Che cosa ho detto? Sì, Bestial. Runic poi. Beh, ci siamo dimenticati anche del reparto Runic. Comunque tutti tutti e 42 giocavo. Qui ritorniamo al stesso discorso di prima, che no, Bestial è un caso a parte perché scusa, Naturia è carino, cioè da di per sé è buono come mazzo, però pure qui vedi ci butti dentro i core forti, ci metti dentro i Bestial, ci metti dentro Runic e vai e con gli slot che ti rimane ci metti la basetta tua. Sì, però a cazzo duro c'è andato con alternativa, se no abbiamo visto i tier sono tutti uguali. No, per carità, stima totale assoluta, tipo... Ma poi ti dico Naturia guarda che è molto carino come mazzo, ho giocato molto molto Green. Carino, lo so, me ne rendo conto. L'unica cosa, cioè, per dirti, io l'unica alternativa di tier che ho visto era o con gli Scareclaw o con i Paleozoic. Sarebbe stato figo vederlo uno in questo, cioè vederlo in queste due versioni. Il tier con i Paleozoic è molto carino. Poi ho visto che c'è una versione fighissima, ovviamente più debole, nel senso sì. Stavamo parlando, però ho visto una versione fighissima che giocava gli zombie, un zombie world turbo con i tier lament, ed è devastante perché ti milla il mondo, cioè ha millato tipo 15 forte proprio, e in più col fatto che milli perdi i Mezuki dal cimitero, ti rievoca quelli grossi zombie, guardo da fastidio un po' a tutti, cioè carino. Te ci fai caso? Io sto Naturia, Shizu, Runic, Bestial, come gli unici Ishizu non gioca né a Gido né Kelbeck, gioca quelli che non costano. No, li usa come quasi come entra per toglie i target al loppo, che non è entra, vabbè, o era molto rapido o se era finito il budget coi Magnamut e coi Druisur, ma ha detto finito. No, ma perché non gli serve a lui millare, è quello. Forse in questa versione no, diciamo che in Naturia, cioè con Naturia pure gli Shizu sì. Però qui potresti fare, cioè se ci giochi pure i Bestial, per dire, ti milli quelli da fastidio, il reparto Runic. Su quello sono d'accordo. Mi fa ridere il cowboy Gaga Side, che dice, oh, hai turni, capita. Sei turni, ops. E poi anche la bambina col cagnolino morto, anche quello... È quelli che scarti, ti aumenta le points dell'attacco. No, ma infatti mi sembra nell'ultimo anno, o l'ultimo anno e mezzo, no, l'ultimo anno, è stata rivalutata un sacco. Cioè, prima non l'ho mai vista giocare. La voglia, i botti è fenomenale. E niente, penso che... Ah, comunque... C'è altre liste? No. Io ero curioso dello Sprite Adventure, però me lo vado a cercare perché aspetta, secondo me è carino. Il nostro fratello Sacchetto che è arrivato in top 16. Bravissimo, lo salutiamo, siamo contenti per lui, speriamo che la prossima volta riesca ad andare più avanti. Qua lo dico, bravissimo. Se vuole venire a portare la decklist, perché bisogna dargli merito che comunque ci è arrivato, complimenti veramente. Erano più di 500 persone, quindi complimenti a Sacchetto, considerazioni finali sull'evento? Secondo me non c'è molto da dire perché alla fine è tutto molto prevedibile, i ratei delle top sono cambiati di pochissimo. Forse senso... qualche mazzo in meno tier? Sì. Però comunque sia abbastanza invariato. Mi aspettavo magari qualche... Essendo un evento un po' più piccolo, magari mi aspettavo qualche... Un po' di differenza in più nella top 32, magari. Tipo, mi aspettavo la presenza di qualche mazzo tipo Madolce, che ho visto che comunque sia l'ICS ha fatto qualcosina e se la cava bene con Tier. Mm-hmm. O comunque sia questi mazzetti qui che ogni tanto fanno qualche top sporadica. Magari un pendolo, 16 no di sicuro, però 32 magari mi aspettavo qualcosina di diverso. Però contento per l'Exo, contento per il Runic. L'Exo Sister, tra l'altro, sempre per quelli che mi insultavano sui gruppi perché giocavo i Magistus. Anche lui gioca Magistus e... Quindi sucate il cazzo. Cioè mi danno tutti quanti dello scemo, ma le uniche due top che ha fatto negli ultimi eventi le ha fatti tutti quanti con i Magistus. Forse un motivo ci sarà, ma vabbè. Guarda, non so se qualcosa in più c'era in top 64. È di sicuro. Dai, 64 su 500 è un quinto quasi. Sì, sì, no. Penso però in top 64 cioè, potevamo vedere qualche altra versione sia dei stimazzi. The Flanderis non credo, anche se c'è uno qua, c'è un fumetteria a Porto Recanati che ha buildato Flanderis Drydron.
ma non credo che nessuno l'abbia portato. Vabbè, non commento perché non ho visto la lista, ma non vedo molta sinergia. Neanch'io, probabilmente neanche lui. Un bacione ad Andrea. Ah, sono curioso però di vedere. Magari invece c'è qualcosa di interessante. No. No, a posto. A occhi chiusi, così lo dico. E no, però, per dirti, secondo me probabilmente c'era qualche altro exo. C'era sicuramente Runic puro. No, Runic puro c'era anche qua. C'era Sprite, per quanto ne sappiamo, anche con i Mermail. Oddio. Oh, all'OTS lì in Ancona io ho preso il cazzo. Io ci ho fatto conto. Hai preso il cazzo? Sì, è stata giocata, però ho perso. Bello, ma perché lui era un bravissimo giocatore. Assolutamente, su quello sono d'accordissimo. Però secondo me c'è anche il fatto che comunque sia non conoscevamo il mazzo. Cioè sì. Io non ci ho mai fatto contro e quindi cioè, non sai bene cosa bloccare. Io giocavo bloccando il reparto Sprite, che è l'unico che conoscevo, e mi ha fregato quell'altro. Però non lo vedo come mazzo da no. Evento gigante. Non è da evento gigante, però può essere una versione alternativa da poter giocare, perché sì, io quando ci ho giocato prima partita ha fatto solo Sprite, la seconda mi è partito da Beasteus e lì un attimo ci rimani, sì. E comunque era uno figo da giocare perché almeno non è sempre rank 2 rank, cioè livello 2 sì. Xyz Rana e o Elf, ma è qualcosa di più. No, carino sicuramente. Beh, è questo qui che mi piace, cioè sono sempre curioso di scoprire questi outstander che appaiono ogni tanto nelle top. Mi sarebbe piaciuto portarla sul canale, però boh, non so come contattarla e non so di dov'è. Vabbè, è andata, mi spiace. Non ragazzi, era l'amico di Cree? No, vabbè, sì, l'amico di Cree, lo conoscono, però non è della zona. Ah, ok. No, vabbè, de faccia lo conoscevo pure io. Dovrebbe essere di Civitanova, però arrivaci a Civitanova un problema. O lo faccio venire su, o però gli devo dare qualcosa. Beh, direi. Gli pago la benzina. Dico, guarda, visto che il metano costa, ti faccio il pieno. E niente. Per me oggi possiamo finire qua. Tanto abbiamo parlato di tutto e mi sa che siamo stati anche abbastanza esaustivi, visto che è passata un'ora e un quarto. Sì, direi proprio. Poi, come sempre, qui devi essere bravo a tagliare e farlo stare sotto l'ora. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video, ma mi fa molto piacere che questa serie vi piaccia. Attualmente sto continuando così e sta andando bene. Vi ricordo che il lunedì esce un video random, il mercoledì esce sempre il podcast, e il venerdì, se tutto va bene, vi porto una decklist. Vorrei portarvi venerdì quella dei Dark World, ma l'opening è andata male perché ero in ritardo e probabilmente anche la decklist andrà male. Però, nel senso, probabilmente farò uscire quella. Poi, settimana prossima, ci sarà la lista di Warrior di GOT, oppure la mia di Infinitrack. Però mi manca un barone, quindi staremo a vedere. Sia barone che un altro sincro, quindi mi sa che per quello aspetto. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo venerdì. Con la decklist. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.